Orvieto. Ma malgrado questo, dico, malgrado nel piano regionale dei rifiuti non ci sia un impianto di incenerimento dedicato, proprio a marzo dell'altro anno una maggioranza trasversale ha votato per il CSS. Il CSS si chiama, è il combustibile solido secondario, sostanzialmente è la parte secca dei rifiuti urbani che viene compattata e bruciata all'interno degli inceneritori. Quindi tutti quelli che anche in questi giorni se ne sono usciti con la soluzione del CSS, ecco, sono quelli che quando parlano di nuovo incenerimento vanno cacciati via, vanno presi, diciamo, con buoni argomenti a male parole, con buoni argomenti. Perché in realtà per l'incenerimento ci sono due posizioni, o sì o no. In mezzo non ci sta niente, perché le altre in mezzo sono incenerimento. Il CSS è incenerimento. Significa che tu prendi i rifiuti, li trasformi in un combustibile, cioè, o meglio, decidi che diventano un combustibile, perché sempre condensa è, cioè non è che viene trasformato in qualcosa. Sono sempre rifiuti che vengono portati a incenerimento. Ora, che sia in inceneritori o sia in cementifici, per noi è la stessa cosa. Non va fatto, perché con i rifiuti, lo sappiamo, esistono già impianti di ogni tipo in ogni parte d'Italia, d'Europa, degli Stati Uniti, impianti che recuperano materia anche dall'indifferenziato, cioè che rendono la quantità di rifiuto che va in discarica minimo, e inoltre non è il rifiuto indifferenziato, quello che puzza, cioè quello dove c'è dentro tutto, il vecchio sacco della monnezza di una volta, o meglio, a Terni quello che c'è ancora oggi. Malgrado i proclami di anni e anni di ASM, sono anni che ASM dice che partirà la raccolta differenziata a Terni, sono anni che stiamo aspettando che ci arrivino a casa i secchietti per dividere le varie materie. L'ultimo annuncio è, mi sembra, di una mesata fa circa prima di Natale. Vedremo qual è la storia. Sta di fatto che in tutti questi anni la volontà politica oggettiva è stata mandare rifiuti ad Acea e garantire ad Acea i soldi del conferimento in discarica, perché lì parliamo di più di 100 euro a tonnellata ogni volta che viene conferito il rifiuto in discarica. Allora, nel carteggio, quindi il Ministero manda questa lettera alla Regione e gli chiede, ci sono impianti. La Regione, e qui è il paradosso, questo è quello che ci ha fatto proprio incazzare come chiede, risponde come giustamente non ci sono, cioè sentite, le province di Perugia e le province di Terni, perché è la provincia, il luogo dove vengono inviate le domande che gli inceneritori fanno per eventuali autorizzazioni, modifiche al combustibile, rispondono, sentite, le due province non esistono né impianti autorizzati né istanze né richieste di autorizzazione. Al capoverso successivo dice, Acea però ha presentato, se vi ricordate sono stati altri presidi a settembre, no? Perché qui in contemporanea c'erano le riunioni, le conferenze, dei servizi che dovevano decidere proprio delle autorizzazioni chieste sia da Acea di cambiare il combustibile, sapete oggi Acea che due bruciano parte, lo scarto della cantiera, che non è carta, tornate a casa e dite ai vostri bambini che il Valper non è carta, perché è un continuo di gente che viene carta, ma bruciano carta. Il Valper è scarto di selvaggero della carta che viene poi utilizzata per fare carta riciclata, che non è carta, ma è composta dal 60-70% da plastiche e il 30% da cellulosa.